Ciao a tutti! Siamo venuti a Brusadaz anche oggi a goderci questi meravigliosi colori autunnali. Abbiamo fatto un giro di un totale di 12 km per circa 750 metri di dislivello. Con me, sempre gli immancabili aghi e spritz meravigliosi, Paolo, Diego e Lorenza. Un giro spettacolare in mezzo ai boschi colorati dell'autunno. Siamo saliti da Coi a località Mandre, poi Ilac. Volevamo arrivare fino a Rifugio Venezia, ma non ne valeva la pena, sarebbe stato un'andata e ritorno e comunque Rifugio Venezia ve lo faremo vedere un'altra volta. Siamo poi scesi per il Formedal, che è veramente un punto spettacolare di panoramico sull'Alta Val di Zoldo. È un bel giro, la Val di Zoldo è sempre magica e vorrei riuscire a farvi passare un po' di quella magia che e di quel modo di rigenerarci che abbiamo quando veniamo in montagna, soprattutto in questi luoghi. Per ora, gambe in spalla e andiamo. Let's go! Famose sono quelle del Pelmetto, ma anche queste sono delle orme che indicano un camminamento di un dinosauro. Quindi primo piede, secondo piede, su, 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 su. Ed ecco a voi il re! Pelmo! Pelmo, fessura e pelmetto. Il re! Momento culturale del dottor Paolo. Prego. Allora, ci troviamo in questa località che si chiama Ilac, a 1980 metri di altezza. È una fascia in cui ci sono diverse zone di affioramento di acqua che si infiltra attraverso la montagna e incontrando degli strati di roccia impermeabile, fuoriesce, formando praticamente delle zone semipaludose, dove
dove si sviluppa una vegetazione particolare tipica delle zone umide ad alta quota. In particolare ci sono delle carex, che sono delle graminacee molto, molto dure e resistenti, che non vengono neanche mangiate dagli animali al pascolo. Allora, questo è un particolare della zona dei LAC. Il terreno è talmente impregnato di acqua che ristagna, e su questo terreno stagnante si sviluppa quest'erba che è una carex, è un'erba molto dura che non viene neanche toccata dagli animali, proprio perché è talmente fibrosa che non è appetibile. E si sviluppa proprio in queste zone tipiche in cui c'è ristagno d'acqua. Grazie mille. Prego. Questa qua. Aggiornamento tour. Dalla località Ailac, che è un pochino infossata, quindi non vediamo proprio totalmente tutte le montagne, vi faccio vedere quello che si vede. Postiamo, vediamo la punta dell'Antelao, la montagna qui verde è il Monte Penna, subito dietro al Monte Penna c'è il Monte Ritte e gli spalti di Toro in lontananza, gli sfornioi che si vedono, che spuntano dal bosco, la paretona grandissima della Mojazza e il versante est della Civetta, con un po' di nevetta sopra. Dietro, che non vediamo ma l'abbiamo vista salendo, c'era la Marmolada, vediamo se riusciamo a farvela vedere dopo. Allora, vorrei farvi vedere dal vivo, vorrei farvi toccare questo incredibile panorama che abbiamo oggi. Non c'è una nuvola, non lo so, si vede a perdita d'occhio, è una cosa spettacolare. Ci sono dei colori in autunno, i colori danno una sensazione completamente diversa, è veramente veramente uno spettacolo. Venite quassù perché è troppo bello. Zoppè, il Punta e giù la Val di Zoldo, Rusadaz, Coi e giù. Siamo in località Sas de Formedon. Aggiornamento tour al Sas de Formedon. Fermi per pranzo e penichella e adesso si torna giù ed andiamo esattamente lì. Allora, vorrei riuscire a farvi vedere che quello verde, il primo verde, è lo Spitz de San Piero, dove siamo saliti quest'estate. Andate a vedere il video.
Ciao, sono finita. Brusadats!